Ciao a tutti amici di Passion for Fun, siamo all'inaugurazione dello Star Shop My World di Bergamo in compagnia di un artista incredibile, eccezionale, una cosplayer conosciuta a livello mondiale, performer, protagonista di questo evento. Parliamo di Antonella Arpa in arte Imorta. Ciao a tutti, buon pomeriggio, felicissima di essere qui. Grazie per aver accettato il nostro invito, ovviamente. E ripercorriamo un po' la carriera di Antonella e le chiediamo subito: come hai scoperto il mondo del cosplay e cosa consigli a chi vorrebbe seguire i tuoi passi? Ma allora, in realtà ho conosciuto il mondo del cosplay grazie al fumetto. Io sono una di quelle fumettare incallite che insomma ha sempre letto. Però sì, ecco, dallo stare chiusi nella propria cameretta al indossare dei costumi o delle armature per poi interpretare dei personaggi, ne passa un po'. Infatti io, rispetto agli altri cosplayer che magari cominciano molto presto, perché diciamo che più o meno in media si comincia già a 15-16 anni a fare cosplay, io ho cominciato un po' in là, avevo già oltre i 20 anni. Ah. Sì, proprio perché non mi era mai interessato il mondo del cosplay in questo senso, ma solo quello dei fumetti. Poi cos'è successo? A un certo punto, per elaborare un lutto, cioè il lutto della morte di Ace di One Piece, okay. Ci sono rimasta così male della morte di questo personaggio che ho deciso di volergli fare un tributo in qualche modo, e quindi ho indossato i suoi vestiti, i suoi panni, e poi mi è piaciuto così tanto fare il suo cosplay che ho iniziato poi a farne degli altri. Quindi ho detto: dai, proviamo a fare quest'altro, adesso proviamo quest'altro e quest'altro ancora, e da lì è diventata una vera e propria passione. Cosa consiglio a chi vuole cominciare? Divertirsi. È veramente l'ingrediente, sembrerà una banalità, ma credimi, è l'ingrediente fondamentale, proprio perché il cosplay poi diventa anche tanta competizione a chi fa il costume più bello, che è bello, però non bisogna mai dimenticarsi di divertirsi e di assaporare quella che è la magia del cosplay, secondo me, cioè quella del divertimento e dello stare insieme. È più bello costruirlo, cioè crearlo proprio, oppure dici: sai, lo compro perfetto e lo indosso proprio in modo perfetto? Beh, oddio, no, secondo me metterci del proprio è una cosa bellissima. Io mi ricordo il mio primo cosplay, quello di Ace, non sapevo come fare il long pose e presi una pallina da ping pong e la attaccai con lo scotch, no? E allora, probabilmente il più brutto tra tutti i miei cosplay, però è quello che ti rimane nel cuore, perché c'è tanto di tuo, no? Assolutamente. Sì. Dalla realtà al fumetto, sei anche la protagonista della Carta del Fuoco, edito da Mondadori. Vuoi parlarcene? Sì, beh, allora, secondo me il sogno di qualsiasi cosplayer, no? Quello di diventare un protagonista di un fumetto vero e proprio. Quindi è stato un sogno per me, penso sia proprio un sogno per qualsiasi cosplayer. E la storia è molto fancentrica, diciamo, nel senso che volevo dare un tributo, no, ai miei fan, proprio perché se sono riuscita a pubblicare questo fumetto è grazie a loro. E infatti nella storia parla di me, ricevo tanti regali dai fan e a un certo punto ricevo questo regalo un po' strano, che è una carta. Inizialmente la snobbo anche come regalo, non capisco cosa sia, e poi invece scoprirò che mi darà dei poteri speciali. Poi wow, non diciamo altro, certo, perché quindi, non dovete leggere. Esatto, vi consigliamo di acquistarlo, appunto. Sì. In ogni Star Shop ne trovate sicuramente una copia. Hai altri progetti di questo tipo in corso? Allora, in realtà la Carta del Fuoco è un numero uno che mi auguro sia poi, che abbia un seguito. Infatti il finale della Carta del Fuoco è aperto, si scopre che ci sarà un universo con tante carte, quindi ci auguriamo magari di fare presto un universo. Wow! Sei il volto più rilevante della community nerd e gaming. Come giudichi la community italiana del gaming riguardo al tema della disparità di genere? E in che modo cerchi di sensibilizzare i giovani al riguardo? Beh, effettivamente è un mondo, diciamolo, prevalentemente maschile. E quindi non è facile per una donna farsi largo in questo ambiente. Infatti, soprattutto nella community nerd gaming, io ad esempio sono anche partner di Twitch e siamo veramente pochissime donne. E non a caso io però cerco di rivolgermi ad un pubblico anche femminile, spesso mi capita anche di fare, non lo so, live di make-up. Mi rendo conto che quando faccio questo tipo di live ho molti pochi spettatori, no? Rispetto a quando videogioco, però io dico è comunque un bene, perché in quei casi iniziano a commentare anche donne che magari si sentono un po' a disagio a commentare in altri tipi di live perché si sentono poche, no? E invece quando magari faccio live un po' più femminili, allora eccole che emergono, perché effettivamente ci sono le donne nel panorama nerd gaming, sono tantissime le donne che amano i fumetti.
siamo veramente tante, ma spesso ci vergogniamo magari semplicemente a commentare online. Moltissime donne nel settore gaming preferiscono usare nickname maschili per non essere riconosciute, per evitare tanti problemi, o semplicemente perché non si sentono parte integrante della community, per evitare molestie. Insomma, è veramente enorme il tasto che hai toccato in questo senso, quindi è molto importante sensibilizzare e metterci la faccia. Il semplice fatto di essere donna, secondo me, in questo ambiente e cercare di coinvolgere le donne, penso sia molto importante. Assolutamente sì, noi ti ringraziamo appunto per quello che fai. Tra le altre cose, come dicevamo prima, tante persone qui all'inaugurazione del nuovo Star Shop di Bergamo. Quanto è difficile secondo te far passare il messaggio che anche la cultura nerd, cosiddetta un po', diciamo, di serie B, andrebbe ancora più promossa e diffusa, ecco? Sì, allora a me fa tanta rabbia quando ad esempio sento dire che i fumetti sono letture per bambini, che non è assolutamente così e quasi viene considerata una lettura di serie B. Assolutamente no, a parte che secondo me il fumetto è arte pura, non solo da un punto di vista di sceneggiatura, gli insegnamenti, soprattutto i manga, no? Hanno degli insegnamenti molto profondi, penso a One Piece, ma lo stesso Dragon Ball, qualsiasi manga, hanno veramente degli insegnamenti profondi, molto basati sull'amicizia, sull'unione, sul gioco di squadra, e quindi anche i messaggi che veicolano sono importanti in questo senso. Noi ci auguriamo apertura di altri punti vendita del gruppo Star Shop e di rivedere presto Imorta con un seguito del suo libro, o comunque sia presto su tutti i suoi canali. Chiaramente, ragazzi, neanche ve lo devo dire che la trovate su Instagram, Twitch e su tutti i social. Noi la ringraziamo, ringraziamo Star Shop di Bergamo per l'ospitalità. Ciao a tutti. Ciao.